c'è anche un colpo di testa del signor Presta di Genova che genera gli applausi del pubblico, una decina di unità a vedere la Longobarda, attenzione, rimessa in area per Parisi che non riesce a indirizzare verso la porta, può manovrare Aurora, scatta Lavagna, non viene servito dal compagno che poi si esibisce in un paio di dribbling e in un servizio lungo per il numero 5 rosanero, troppo lungo, bella però la giocata del numero del capitano, del numero 10 rosanero, che ha provato a servire Bannò, la sfera però è stata troppo lunga e allora riparte subito il Manzo Team con il numero 22 Meini, Sergio Meini, che poi scarica per Mobilio, si porta la palla sul destro, il numero 80 gioca ancora con Meini, può pensare alla conclusione, la finta sul sinistro, palla che arriva al Poggi, conclusione ribattuta, ma ancora Longobarda, ancora con Poggi di prima, e allontana non senza qualche affanno la difesa rosanero, poi non riesce a mantenere il pallone in campo un difensore della Longobarda, allora rimesso a laterale in zona d'attacco per la Manzo Team. Palla per Meini che stoppa con il petto sombrero ai danni di Lavagna, controlla in maniera molto elegante, serve Brescia che ha un po' di campo per il tiro, che arriva, sfera però troppo alta, tiro forzato, quello del numero 6 che era anche ultimo uomo, aveva lasciato la difesa sguarnita, necessità quindi di calciare, come calcia Bini in questo istante a cercare Aurora, il capitano della Longobarda che in un primo momento sembrava aver mantenuto il pallone in campo, stop però non preciso da parte del numero 10, quindi Longobarda che riparta con Poggi, Miro Poggi ha un po' di campo, punta di nuovo Aurora che gli soffia il pallone consegnandolo a un compagno, poi lancio che arriva direttamente dalle parti di Coliva, sfera troppo lunga che termina fuori, Coliva rimette in gioco il pallone con i piedi in favore di Saverio Brescia, viene incontro Parisi, Massimo Parisi, poi bello l'1-2 tra Meini e Poggi, sbaglia però il cross il numero 22, Sergio Meini, c'era solo al centro Paolo Calvano, sfera che è stata troppo lunga ma bella la trama con cui si è liberato al cross il numero 22, Manzo Team che naturalmente vuole questi tre punti per tenere vivo il sogno playoff, sogno distante ad oggi, solo due lunghezze, in attesa naturalmente del risultato del Kral. Rimessa laterale in area di rigore, ha provato a saltare Massimo Parisi che ha anche commesso un'irregolarità, prontamente segnalata dal direttore di gara, signor Presta di Genova, e quindi si ripartirà con questo calcio di punizione da dentro l'area, calciato lungo in direzione di Lavagna che prova a spizzare di testa per Bannò, sfera però troppo lunga. E palla che arriva per l'ennesima volta nelle braccia di Coliva, manovra la Longobarda, scusate il Manzo Team con Poggi d'esterno a servire il numero 11 Parisi che non ha un controllo felice e quindi allontana in un primo momento la Longobarda, ma c'è ancora la copertura di Meini che però poi perde il rimpallo, ritorna sul pallone, contrasto con Bellini, sfera che termina naturalmente fuori. Fallo laterale già battuto in direzione di Lavagna, subisce forse un fallo al numero 22, fatica sul pressing della Manzo Team, la Longobarda a uscire dalla propria metà campo, lo fa in questo istante con questo servizio a cercare Aurora, c'è l'ottima copertura però da parte di Poggi, poi Mobilio ha provato a servire un compagno, la sfera giunge tra i piedi di Saverio che allarga per Parisi che adesso in questi ultimi minuti sembra giocare un po' più indietro, lungo lancio a cercare Meini che stoppa con il petto, poi col tacco prova a servire Calvano, e alla fine esce palla al piede Bellini, serve Lavagna che dopo un rimpallo riesce a servire in verticale per Aurora, suggerimento però sbagliato, allora gioco facile Miro Poggi che lancia in avanti per Mobilio, la sfera rimane lì dopo un rimpallo, c'è il fallo di mano di Mobilio e quindi punizione per la Longobarda già battuta in favore di Aurora che può puntare però non riesce a passare tra Saverio e Parisi, va a pressare lo stesso il numero 10 e capitano rosanero, alla fine deve intervenire Coliva che di prima addirittura ha servito Poggi che passa al centrocampo, serve Calvano, c'è l'ottimo anticipo da parte della difesa della Longobarda e allora ancora Lavagna, i numeri di Lavagna, duello tra numeri 22, vinto in un primo momento da Lavagna, poi c'è questa conclusione piuttosto velleitaria da parte di un giocatore della Longobarda. Scusa.
dicevamo, campionati a 7, calcio Liguria, questa è la serie A2, il girone C, girone composto da 9 squadre. Nel frattempo c'è questo tentativo di Lavagna, palla che termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Coliva. Diciamo girone C composto da 10 squadre che vede momentaneamente il primato della Croce d'Oro, Croce d'Oro che comanda la classifica con 31 punti, seconda in classifica la Maior, quota 25, quindi 6 punti dalla vetta per la Croce d'Oro. Infine poi il terzo posto, ultimo utile per i playoff è quello del Kral Apagloi da quota 22 punti. Quarti in classifica sono naturalmente i giocatori della Longobarda, staccati di due sole lunghezze dal terzo posto. Attenzione, appoggi la conclusione che fa la barba alla traversa, il destro improvviso sul suggerimento di Mobilio, Combini che sembrava fuori causa. Dicevamo Manzo Team che cerca questi playoff, squadra che segna parecchi gol, quella di Calvano e compagni. Attenzione a Parisi, bello il numero, entra in aria, sbaglia la conclusione, c'è l'ottima parata di Bini, bello però il numero di Parisi che trova un varco nella difesa come in questo istante. In avanti è stato artefice di questa giocata, dribbling, conclusione col mancino, conclusione ahimè sbagliata per il numero 11 centrale con tutto lo specchio della porta spalancata, e quindi Bini che ha potuto parare senza difficoltà. Dicevamo Manzo Team che è una squadra che segna tanti gol ma ne subisce anche tanti, perché guardando lo score degli Amaranto notiamo che in campionato sono stati 46 i gol fatti mentre 37 quelli subiti. Attenzione però perché c'è Poggi che becca Mobilio sulla sinistra, prova la conclusione rimpallata, sfera che rimane lì, ancora Calvano strozza troppo il tiro, non riesce a imprimere forza alla conclusione, e ancora il portiere della Longobarda calcia lungo in direzione di Aurora, c'è la copertura di Meini, poi è Poggi che controlla male, duello tra numeri 5, alla fine il 5 dei rosanero riesce a mettergli la palla in faro laterale lungo per Parisi, la conclusione sull'uscita del portiere della Longobarda, sfera che rimane viva, ma altra occasione per gli Amaranto con Mobilio, prova i numeri, doppio dribbling, va sul fondo, cross attesa al centro, poi colpo di petto a liberare della retroguardia rosanero, ma si sta facendo insistente la pressione degli Amaranto in questa fine frazione. Calcio d'angolo che verrà battuto da Parisi dentro l'area di rigore per lo stacco di Calvano, sfera che termina abbondantemente fuori, poi Aurora con le mani serve il proprio estremo difensore che calcia lungo in direzione del numero 5 rosanero che non riesce ad arrivare sul pallone, numero 5 Bannò. Ancora la Longobarda che manovra, errato in un primo momento il suggerimento di Brescia, deve intervenire Meini a sbrogliare una situazione che poteva rivelarsi complicata, adesso Mobilio che ha la sfera sul piede sbagliato, poi prova col tacco a servire Capitan Calvano, ha un po' di spazio per prendere la mira, la conclusione che arriva ribattuta da un difensore, c'è ancora Meini che crossa al centro, palla per Parisi, tiro di controbalzo e gran gol da parte del numero 11 Massimo Parisi. Gesto di grande classe, stop e controllo di controbalzo che si è infilato praticamente sotto l'incrocio, quello del numero 11. E quindi quando siamo circa al 20° minuto di gioco, il Manzo Team trova il gol del vantaggio coronando una mini rimonta, se così si può dire, che lo vedeva partente sconfitto per il gol della Longobarda, patito un po' a freddo alla fine però. Calvano e compagni sono riusciti a centrare il vantaggio proprio in chiusura di primo tempo, perché arriva in questo momento il duplice fischio del signor Presta di Genova, quindi il parziale è quello di 2-1 per la Manzo Team e noi naturalmente ci risentiamo per i secondi 25 minuti. Comincia quindi il secondo tempo della 12ª giornata del campionato a 7
divisione A2, girone C tra Manzo Team e Longobarda. I primi 25 minuti sono conclusi con il risultato di 2-1 per il Manzo Team, che dopo il gol patito a freddo da Aurora è riuscita a centrare una rimonta grazie alle reti di Paolo Calvano su rigore e di Massimo Parisi proprio in chiusura di frazione. Manzo Team che manovra con Poggi, si chiude il triangolo con Meini, la posizione defilata, prova la conclusione Meini, alla fine il portiere Patrizio Porcino riesce a intercettare la sfera coi piedi. Adesso è Beppe Lamattina, che prova a manovrare a centrocampo, c'è però la copertura da parte di Poggi, resiste a due cariche, il numero 5, c'è solo Calvano sulla destra, viene servito cross di prima a cercare Parisi, Parisi prova lo scarico per Mobilio, capisce tutto il numero 5, Bannò, è la sfera che quindi termina in fallo laterale in zona d'attacco, battuto da Parisi a cercare Poggi, svetta però Bellini, alla fine la mattina serve Aurora, parte Lavagna da questa parte, sceglie di andare in verticale il numero 10 e allora gioco facile, Meini che scarica per Mobilio, un motorino, il numero 80, prova a portarsi la palla sul sinistro, sfera che giunge ai piedi di Paolo Calvano, in orizzontale per Miro Poggi, lungo a cercare Mobilio che ha un po' di spazio. Un contrasto al limite dell'area tutto regolare, palla che arriva, anzi no, a Paolo Calvano, errato suggerimento di Mobilio, Longobarda che è già ripartita con il controllo da parte di Aurora che subisce fallo e quindi ci sarà una punizione per il rosanero calciata proprio da Aurora lungo in direzione di Lamattina, c'è la copertura di Miro Poggi, poi errato lo stop di Parisi che poi commette anche fallo su Lavagna. Il direttore di gara deve faticare per tenere un po' di ordine in campo. Vedete un richiamo verbale, mi sembra al numero 6 Brescia, reo di aver riso in maniera ironica sulla chiamata precedente. E allora sulla sfera il numero 11 Massa, il numero 22 Lavagna, punizione che sarà di seconda, toccherà il numero 11 per il compagno numero 22, parte Lavagna, la conclusione deviata in un primo momento da Meini, poi da Mobilia, quindi rimessa laterale per la Longobarda, effettuata in direzione di Aurora, svetta tra tutti proprio Saverio Brescia. Si ripartirà con un'altra rimessa laterale poco più indietro, sfera per Lamattina che scambia con Bannò, non riesce però a servire un compagno, allora servizio lungo a cercare Calvano che lotta come un leone a centrocampo, poi esce palla al piede Poggi, sfera che passa da Mobilio, arriva a Calvano, c'è però l'ottima copertura su di lui da parte di Bannò e sfera già dall'altra parte con Lamattina che ha un po' di spazio per puntare Saverio Brescia, lo evita anche, si porta però la palla in fallo laterale, quindi rimessa che sarà per gli Amaranto. Longobarda che occupa la posizione penultima di classifica e che ha perso un autentico spareggio a salvezza nella scorsa partita contro il Deportivo La Carogna, incontro perso anche con largo scarto perché il Deportivo ha vinto per 9-4 nello scorso turno e quindi Longobarda che cerca una prestazione per il morale, per proseguire questo campionato e abbandonare quella penultima posizione in classifica che è in questo momento occupata dai rosanero. Torniamo al campo con Aurora che lotta a centrocampo, il capitano della Longobarda. Subisce anche il fallo il numero 10, quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Longobarda che in questo secondo tempo sta facendo un po' di più la partita. Chissà che il vantaggio conseguito proprio alla fine della prima frazione non abbia placato la foga agonistica della Manzo Team, che comunque sembra stia aspettando proprio il colpo del K1, naturalmente il gol del 3-1 chiuderebbe i conti, attenzione però perché bisogna seguire questo calcio di punizione, la finta di Lavagna, il tocco per Aurora, conclusione d'esterno, sfera che
viene anche toccato.